parto da quello di cui avete discusso e mi permetto di farlo con qualche slide. Slide. Sì, sono... Questo amore è una camera gas. Non basta quel ramo del lago di Como per suggellare l'unione tra i promessi sposi del centrodestra italiano, soprattutto se a mancare è l'elemento indispensabile, quella corrispondenza di amorosi sensi che i due cercano di simulare un selfie dopo l'altro. Governeremo insieme, non so se tra un anno e mezzo, quindi... 12 mesi dopo, i Renzo e Lucia della nostra politica si sono ritrovati a Cernobbio, vicinissimi al traguardo indicato dal leader leghista, ma sempre più distanti sui dossier cruciali su cui il prossimo governo dovrà misurarsi. Con tutte le cose che abbiamo in comune, l'unione fra noi non sarebbe perfetta. L'immigrazione è un fenomeno che può essere controllato, basta reintrodurre i decreti di sicurezza. Io rimango ferma sulla mia posizione, blocco navale al largo delle coste della Libia. A Via Bellerio lo sconfinamento dell'alleata su un terreno così caro all'ex ministro dell'interno è stato accolto con disappunto, ma le distanze non si fermano qui. È meglio investire 30 miliardi adesso per salvare milioni di posti di lavoro e migliaia di aziende, oppure per non fare altro debito è meglio spenderne 100 di miliardi a dicembre per pagare disoccupazione? Io non sarei per un nuovo scostamento di bilancio perché siamo indebitati oltre misura. Salvini invoca un nuovo scostamento di bilancio mentre Giorgia Meloni sposa la linea di Mario Draghi e non solo sui conti pubblici. La leader di Fratelli d'Italia applaude la decisione europea di imporre un tetto sul prezzo del gas per indebolire le posizioni russe, mentre il segretario del Carroccio critica le sanzioni. È l'unica volta al mondo in cui le sanzioni che dovrebbero fermare la Russia, punire la Russia, mettere in ginocchio la Russia e fermare la guerra della Russia, invece di punire i russi, stanno punendo gli italiani. Insomma, a ben vedere, i panni dei promessi sposi sembrano stare stretti ai due alleati per forza. E se la loro intesa non li porterà a lieto fine, di certo Giorgia e Matteo sembrano tutt'altro che pronti a sacrificarsi l'una per l'altro. Poiché hanno detto che eravamo come Romeo e Giulietta, garantisco che non faremo la stessa fine. Come ben sapete, la nostra lotta è iniziata in ottobre. Siamo in tantissimi e questa cosa ancora la devo capire a casa. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. Nel momento in cui io entrerò nel Parlamento, aspettatevi delle sorprese. Peccato che il Green Pass italiano sia assolutamente illegittimo. Mi candido con Italexit, abbiamo lottato, non abbiamo ceduto ai ricatti. Una guerra civile che è iniziata nel 2014 e che ho raccontato e che lei immagino non abbia visto, io ho visto con i miei occhi. Ovviamente la regione Molise, io sono stato onorato perché le mie origini, mio nonno materno è abruzzese, Amatrice, Campodosto. Millenni di esistenza della comunità ebraica in Europa ha prodotto una contaminazione culturale molto importante, no? Precisamente di disvalori come quelli appunto del razzismo, della supremazia bianca. Occuparsi della famiglia 7 giorni su 7 non è un lavoro? Dal 26 di settembre, se saremo al governo, approveremo una legge per dare uno stipendio e una pensione alle nostre mogli e alle nostre mamme. Dobbiamo interrompere quel circolo vizioso per cui il lavoro è l'unico mezzo di sostentamento. 25 settembre vota Lega, per non vederla mai più, per non vederla mai più. No, tieni quasi. Sì. No. Salvini e la Meloni che sbarcano a Messina, faremo il ponte e ovviamente l'indigna. È ovvio che come noi definiamo questa fase purtroppo è il festival delle menchiate. Ancora 7 giorni e lo smacchiamo il giaguaro. Sono o non sono il capitano Uncino,
Avevano dato per morto Berlusconi e il berlusconismo. Sbagliavano. I risultati delle elezioni del 2013 smentirono clamorosamente i sondaggi. Il Partito Democratico di Bersani sfiorò il 25% e il Movimento 5 Stelle staccò le previsioni di 10 punti. Il Popolo delle Libertà ottenne più di quanto previsto, segno che i tempi per il De Profundis sulle spoglie del Cavaliere non erano ancora arrivati. Sono l'usato sicuro, siete obbligati a fidarvi di me. Stessa storia alle elezioni successive. I voti di Berlusconi furono dati per persi, ma nonostante il trionfo dei 5 Stelle e il sorpasso della Lega, Forza Italia ottenne più del 14%. Ringrazio tutti gli elettori che ci hanno confermato la loro fiducia con il voto a Forza Italia. Ora puntuale arriva l'annuncio della fine di Forza Italia. L'attacco parte da due fronti, da un lato Salvini e Meloni, massimalisti della coalizione, dall'altro Carlo Calenda. Chissà che questa volta il giaguaro non debba arrendersi a un paese troppo diverso. Il 25 settembre devi andare a votare per il Partito Comunista. Ho sbagliato, devi votare per noi, per Forza Italia. Tre aggettivi per descrivere questa campagna elettorale. Confusionale. Trash. Poco efficace. Un po' così angosciante. Una campagna elettorale senza speranza. Andrei a votare? Sì, assolutamente. Sempre a sinistra. Cosa ti aspetti? Che salga la destra, una tragedia. Mi sembra una campagna molto social, sostanzialmente. E trattare da idioti i ragazzi, pensare di comprarli in questo modo. È una comunicazione per me unilaterale, perché poi dall'altra parte noi non veniamo ascoltati. Parlano da soli, secondo me. Non sono in alcun modo efficaci. Un Berlusconi che dice ragazzi sono qua non mi dà fiducia. Però ho apprezzato ad esempio il video che ha pubblicato Alessandro Zan spiegando le sue ideologie senza fare magari il buffone. Spero che ci sia la possibilità di superare una dimensione di precariato. O vado fuori o difficilmente resto qui e dispiace, insomma. Cosa mi aspetto? Tremendo. Cosa vorrei? Direi il salario minimo. Non ci danno nulla su cui sperare alla fine. Alla fine gioca sempre su questa cosa dello scherzo su TikTok, di senatori che ballano con ragazzi, di Berlusconi che fa un po' il pagliaccio, però... E poi alla fine niente ci rimane. Come diceva mia nonna, eccola. So bene chi sei, l'amico del giaguaro sei tu. Smacchieremo il giaguaro, adesso la traduzione non so come. Smacchiare è un'operazione piuttosto lunga. Il giaguaro l'ho smacchiato io, né? Non si smacchia ad un colpo solo. Le metà potrò lasciare a chi ne sa fare. Non è che sei stati qui a pettinare le bambole o... No, aspetta. A Genova, diciamo, asciugare gli scogli. Il problema è andare a riprendere della gente che è scappata nel bosco. Chi sottovaluta le potenzialità della destra in questo momento non vede la mucca nel corridoio. Li sbraniamo. Sta venendo su. È grossa sta mucca. Sì. I problemi ce n'è da far l'orlo al Po. Non è che puoi fare una scarpa e una ciabatta. Io non voglio mica andare nel bosco, eh. C'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Io gli dico, ragazzi, io posso spingere il carretto, ma tirarlo dovete tirarlo voi, eh. Guardate che rosso cuore. In più c'è il coraggio, ce lo mettiamo noi. Il rosso Giuseppe Conte lo aveva promesso e adesso nella sua campagna elettorale c'è e come. Il leader del Movimento 5 Stelle, tornato barricadero, punta sempre più sui temi della sinistra a colpi di agenda sociale ed ecologista. E il Conte di piazza e di protesta sembra volare nei sondaggi. Io sono in politica per difendere gli interessi del popolo. Dimmi quando tu verrai. Unico leader assente al meeting di Rimini e unico video collegato a Cernobbio, proprio lui che da premier invece a quei consessi era più che abituato. Anche perché quando lasciò Palazzo Chigi lo fece con una promessa. E mi rivolgo adesso
agli amici del movimento. Io ci sono e ci sarò. Agli amici del movimento quelle parole sembrano essere arrivate. Per gli ex alleati, invece, il messaggio è un altro. Progressista è chi progressista fa. Non ci lasceremo mai. Ah, tu mi parli di Giorgia Meloni? Ti posso dire una cosa? Mi piace. Garbatella, Roma. Qui è cresciuta Giorgia Meloni. Il frutto preferito della Meloni è il melone. Sempre dicevo, ecco il melone, signora Meloni. E io la adoro. Io spero i miei figli così. Politicamente sbaglia a non interessarsi dalla zona da cui lei proviene. Questa è una zona che, storicamente russa, dovrebbe cercare di combattere un pochettino. Politicamente però non è proprio in linea con il quartiere Giorgia Meloni. No, infatti è a Mosca Bianca. Nata a Mosca Bianca in un quartiere rosso, è qui che ha allenato la sua capacità di farsi minoranza fiera e opposizione agguerrita. È bella, lo sta pane pane nervino, se te lo mandassi, non si può dire, però se te lo manda a quel paese te ci mandava tranquillamente. Nell'edificio dove la leader ha abitato, oggi nuove generazioni si preparano al loro primo voto. Voterai per la Meloni? No. Anche se era del tuo quartiere, del tuo palazzo? Anche se era del mio quartiere e del mio palazzo, no. Qua dietro c'è anche il circolo dove lei militava. Sì, 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 se è quello che penso io è proprio dietro l'angolo. Nucleo Garbatella è sempre stato qui un riferimento per i militanti di destra del quartiere Garbatella, tra cui Giorgia Meloni, Simone Di Stefano, leader di Casa Pound. Questa era una falce e martello coperta dai manifesti di Gioventù Nazionale, il simbolo di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni. E anche in quella che fu la sua osteria di riferimento, l'argomento del giorno inevitabilmente sono le elezioni. Mi posso aggiungere a voi che stavate parlando della Meloni? Sì. Sì, allora io sono di sinistra, quando c'era la sinistra però. Un po' di tempo che non voto, devo dire la verità. E a sto giro qui che c'è Giorgia Meloni candidata? Non voto perché voterei la destra. Qual è il menù della Meloni? Una fettuccina al pomodoro o uno spaghetto al pomodoro? Il suo menù era tanto semplice. Chissà a destra, chissà, non si capisce più niente. E invece? E lei c'ha sempre la sua idea. Se oggi c'ha questo vantaggio è perché il popolo si è innamorato. Io c'ho la bandiera tricolore là. Ah, là? Il tricolore si rispetta. Un giorno risorgerà. Approveremo una legge per dare uno stipendio e una pensione alle nostre mogli e alle nostre mamme. Fai le corna per tutti quelli là che ti vogliono male, un po' di fortuna. Questo cane è il figlio di Dudu. Vota Lega per non vederla mai più, per non vederla mai più. Fortuna, faccia pulito, guarda che perna. Soprattutto con il camice. Sono una via di mezzo tra un angelo e un bambino. A cascata! Attaccati! Un, due, tre, quattro, cinque, tre! Ricordatevelo. Yeah, yeah. E dove le troviamo tutte le donne di servizio per fare il nucleare pulito? Già andato il referendum, già vinto, già fatto tutto. Oh, che ti devo dire? Di tornare al nucleare qui a Trino Vercellese, dove una centrale c'era, la sinistra italiana non vuole sentire parlare. Mi chiedo anche come mai, nel senso che sono stati fatti i referendum, insomma ci sono state acquisite una serie di cose. E non capisco poi come mai tutte queste cose acquisite invece lentamente si sfaldano e bisogna ricominciare tutto da capo. Forse per me io starei ancora a quel referendum, ma purtroppo non è per me. La centrale smantellata nei primi anni 2000 rientra fra i 14 siti che potrebbero ospitare il cosiddetto nucleare pulito. Da qui la protesta anche con Giobbe Covatta, che qua è candidato per Verdi e Sinistra. Le centrali di quarta generazione sono come Babbo Natale, non esistono, però i bambini lo sanno. L'unica centrale nucleare che vogliamo è quella del sole. Solo quella è la centrale che ci darà l'energia giusta.
Se l'abbiamo tolto c'erano dei motivi, no? Che rimanga tutto fermo. Via. Il nucleare pulito non sarebbe male, però noi abbiamo già avuto, abbiamo già dato. Sì, mi spaventa un po', sì, un po' tanto. Se riapre penso che me ne vado. Oppure ci danno la luce, l'energia gratis. E mi hanno tolto la tiroide per Chernobyl. Ce l'abbiamo qui. Così come gli abitanti è divisa la politica, fra Salvini che invoca il nucleare, il PD che parla di soluzioni concrete e non astratte, stretto in mezzo alle due sponde, c'è chi non vuole tornare indietro. L'ambientalismo è una visione, è la visione di un mondo, e invece stiamo ripercorrendo strade che pensavo fossero state già chiuse da tempo. Se ci comanda, se è l'ambientalismo senza la giustizia sociale, è giardinaggio. Ci sedemmo dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati. Per fare le stesse cose di Conte, ci tenevamo Giuseppe Conte, non avevamo bisogno di suo modello Mario Draghi. Dovremmo votare un documento così strategico e così corposo in queste condizioni. E se lo facessimo, Presidente Draghi, si potrebbe dire che siamo persone serie? Io francamente penso di no. Si introduce con il Green Pass un obbligo vaccinale di fatto, senza assumersi la responsabilità di introdurre l'obbligo vaccinale. Hanno male interpretato la dicitura il Covid viaggia veloce. Hanno pensato che viaggerà sull'alta velocità. Io soy Giorgia! Soy una mujer! Soy una madre! Il Parlamento della Repubblica Italiana non esiste più. Vi segnalo che ad oggi non è ancora arrivata la manovra. Non penso che servisse il genio di Mario Draghi per fare una legge di bilancio, una manovra finanziaria di questo tenore. Ora erano i migliori. Abbiamo addirittura i giornalisti che in conferenza stampa di fine anno, quando entra il Presidente del Consiglio, invece fargli le domande e fanno un applauso, tipo Cina. Non accetteremo che la crisi internazionale diventi l'ennesimo pretesto per calpestare la democrazia italiana. Sì alla famiglia naturale, no allo lobby LGBT, sì alla identità sessuale. Ma penso che sia tutta una falsità, come di solito succede in Italia, quando si vuole screditare qualcuno mettono i russi in mezzo. L'allerta lanciata dall'intelligence statunitense su fondi russi ai partiti e politici stranieri non tocca la Lega. Per la base del Carroccio il caso non c'è. Chissà perché ogni volta che ci siamo alle votazioni qualcosa emerge. Una volta si andava con i giudici. Sono soltanto delle bufale, ecco, messe in giro dal Partito Democratico e dalle altre partiti di sinistra per evitare che la gente possa dare il voto al centrodestra e soprattutto alla Lega. Salvini è da un bel po' di tempo che non va a Mosca. Il leader della Lega nel suo tour elettorale ha incontrato gli imprenditori a Napoli e i suoi elettori a Nola. Domenica prossima la scelta è fra il passato, De Luca o Di Maio, e il futuro che siete voi. Abbiamo le scatole piene di clandestini, spacciatori e mangiapane a tradimento. Entra in Italia chi ha il permesso di entrare in Italia. Nessuna dichiarazione ai giornalisti, nessun riferimento a Giorgia Meloni, l'alleata avversaria. Ad accorciare, seppur idealmente, le distanze tra i due leader ci pensano gli elettori di Salvini. C'è un po' di maretta, ho notato, però il centrodestra cammina compatto. Anche nel 2008, tra Fini e Berlusconi, c'era Maretta. Sono due persone molto carismatiche, sono due persone unite. Penso che si dovrebbero mettere d'accordo per portare l'Italia a un passo migliore di quello che adesso sta. Suo idolo è Conte. Vero signore, e le promesse le mantiene. Istituzionale, ecco, che può rappresentarci in tutto il mondo. Dal nord al sud della Puglia, due giorni intensi in cui Giuseppe Conte ha giocato in casa. Questo decreto, come l'avete chiamato? Decreto aiuti? Allora noi vogliamo aiutare 40.000 aziende che stanno fallendo. C'è solo un presidente! Un presidente! Contiano lei. Renziano no. Contiano, non Renziano. No, Contiano, sì, sì. Conte ha fatto una cosa bellissima, sa qual è? Il reddito di cittadinanza. Chiaramente,
se non lo vanno a regolare bene il reddito di cittadinanza, è chiaro che le storture stanno dappertutto. E in piazza, infatti, ci sono tanti percettori di reddito che lo acclamano, ma anche pensionati e giovani universitari. C'è una politica che ha trovato questo come momento migliore, pensate un poco, per aumentare i mega stipendi degli altri funzionari. Io sono un indignato, io non so voi. L'anticasta resta il cavallo di battaglia del movimento che è in ascesa, perlomeno al sud, ma che è sempre meno il movimento di Grillo e sempre più il movimento di Conte. È stato traditore. Chi? Di Maio. Ah, ha tradito peggio di Giulia. Giulia ha tradito per 30 denari. Lui ha tradito per la poltrona. Ma questa è la politica che dovremmo fare anche noi, secondo loro, per compiacerli, no? Preferiamo essere soli contro tutti. Mambo italiano. E mambo, mambo italiano, e mambo. Ci sono nel nostro partito delle autentiche nullità, cioè degli imbecilli. Un cuore matto che ti segue ancora. Io, così com'è il decreto Zan, non lo avrei votato, è chiaro. E se volete posso anche giurarvi di aver visto il presidente Draghi camminare sulle acque del Tevere. Dal punto di vista dei problemi, il Ministero della Salute non esiste, è un'entità virtuale. Abbiamo avuto un livello di astensione spaventoso. Il Partito Democratico non ha recuperato un solo voto. Il governo ha avuto la fiducia e il presidente si dimette. Ma è chiaro che facciamo la figura dei disturbati mentali. La responsabilità di questa vicenda e di questa crisi è dei 5 Stelle, della Lega e di Forza Italia. Salvini, avrete notato anche voi che si è tagliato la barba, determinando sul piano estetico un effetto pinguino, diciamo, nel senso che tutta la pappagorgia è venuta fuori. Il resto lo lascio a voi che avete voglia di soffrire. Ho la sensazione che il Movimento 5 Stelle sia tornato alle poesie e alla poesia del fallimento. Mentre noi buttavamo il sangue per far decollare una campagna di vaccinazione, l'onorevole Meloni guidava i cortei a Via del Corso a Roma, migliaia di persone senza mascherina. Girl, I'm butter. Al sud, in campagna in particolare, ogni vostro voto vale doppio. Ecco perché abbiamo deciso di cambiare anche la nostra campagna elettorale, di concentrarci moltissimo oggi sulle regioni del Mezzogiorno e in particolare sulla Campania. E questo impegno è un impegno che vale il risultato nazionale. Per il PD la scommessa è tutta sul sud. Nel rush finale dell'ultima settimana di campagna elettorale, il segretario Dem Enrico Letta riparte da Napoli per un viaggio lungo tutto il tacco dello stivale che lo porterà fino a Palermo. Siamo venuti a fare un discorso molto netto e chiaro sul fatto che il Mezzogiorno ha bisogno di risposte certe nella prossima legislatura. Queste risposte sono nel PNRR, che non va, come dice la destra, rinegoziato. I soldi vanno semplicemente spesi il più presto possibile. Sul palco della stazione marittima ad accompagnarlo c'è il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in passato spesso critico con i dirigenti del Nazareno, ma ora le bordate le riserva solo agli avversari. Il mio amico Zaia ci ha tenuto a ribadire un messaggio: padroni a casa nostra. La casa nostra non è la Campania, è l'Italia, è il mondo. Lavoro, giovani, diritti civili, i pilastri dell'agenda Dem che infiammano la platea. Io non credo che la destra abbia vita facile. Sì, un voto di speranza, un voto di cuore. Per noi è ancora un voto utile. Eppure poco prima qualche contestazione c'era stata. Qualche giorno fa a Caserta era successo anche con il comizio di Giorgia Meloni. Alla Meloni la nostra solidarietà se c'è qualcuno che interrompe i suoi comizi, anche perché il nostro benedetto croce ci
ci ricordava che l'errore si condanna sempre e non dalla bocca del giudice, ma ex ore suo, dalla sua stessa bocca. Più parla, più esce al naturale. Questa è Pontida. Voto Lega, voto Sano, voto Alberto Di Giussano, viva la Padania! Dal 1990 raduno simbolo della Lega. Lega Nord, deve essere un souvenir del passato da qualche vecchia Pontida. Lega Padania, ma questi sono tutti cimeli di una vecchia Lega che non esiste più. Le mie idee sono quelle, non me la fanno cambiare. Per niente. Sì, Salvini non la convince troppo che ha cambiato la Lega. È troppo tenero, ecco. Lei è della Lega da tanto tempo. La Lega 0.0, Ma le piaceva più prima o quella di adesso? Eh beh, meglio prima che ragionamenti. Perché questo percorso nazionale non ha portato granché bene. È stato un percorso di prova. È stato un giro di prova. Abbiamo bucato subito, quindi... L'ultima volta sul Pratone era il 2019. Due anni fa, prima del Covid, c'erano molte persone in più. Allora la Lega dominava il centrodestra. Nel 2019 avevate il 30% nei sondaggi, ora rischiate di andare sotto al 10%. Cosa ha sbagliato Salvini? Una cosa l'avrà sbagliata. No, non è che ha sbagliato, molto probabilmente la gente non riesce a capire. Lui è entrato nel governo perché c'era bisogno che entrasse nel governo. E a stare all'opposizione è troppo semplice. Ogni riferimento all'alleata Meloni è puramente casuale. Da qui Salvini tenta la rimonta. Contro gli avversari, certo, ma anche per pesare di più tra gli alleati. Per 5 anni governeremo bene e insieme. Promesso. Niente scherzi. Vedi? Vinceremo. È sicuro che vincerete voi e non Giorgia Meloni? Ma venga Giorgia o venga Salvini, per me va bene comunque. No, io ci tengo molto a certi ministeri. Tocca andare bene alle elezioni per avere il Ministero dell'Interno. No, ma comunque abbiamo lavorato bene al Ministero dell'Interno. Cioè, secondo lei, a prescindere dal risultato, un eventuale Meloni Premier dovrebbe darvelo quel ministero? Ma, ci mancherebbe anche quello. A Giorgia Meloni le piace o no? Politicamente mi va un po' stretta. E poi parla, dice tutto quello che abbiamo detto sempre noi della Lega, immigrati, e questo, e quell'altro, tutta roba nostra. Di copia, è una copione. Se ha molto più, forse, l'accetteremo. Rush finale in vista del voto di domenica. La Lega si muove sui territori per compattare la base e invertire i risultati dei sondaggi. In un'ordinaria giornata di campagna elettorale tra Piemonte e Lombardia, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti scelgono approcci e piazze diverse. Il segretario parla alla piazza di Mirafiori a Torino, poco distante da quei cancelli della Fiat tanto cari a Berlinguer e che oggi, accusa Salvini, sono stati dimenticati dalla sinistra. Voi lo vedete Letta a Mirafiori? Qua siamo un quartiere dove una volta la sinistra prendeva il 50, il 60, il 70, l'80%. Il ministro invece esce dal palazzo e tra un selfie e l'altro incontra i cittadini sulle sponde del lago di Como per spiegare alleanze e rapporti di forza. Purtroppo non è che abbiamo il 51% da soli, bisogna sempre stare con quegli altri che non hanno esattamente le idee che abbiamo noi. I due incrociano le agende a Milano davanti a sindaci e amministratori locali e l'occasione è propizia per mettere a tacere le voci di divisioni interne. Io ringrazio Giancarlo che è qua, questo lo dedico a quei giornalisti che da mesi cercano due leghe, tre leghe, quattro leghe. Agli elettori che ascoltano le parole del segretario e del ministro non sfuggono però le differenze di toni e di modi tra i due. Sono molto diversi. È chiaro che ci sono diverse correnti. Giorgetti è più calmo, però anche Salvini non è male, va. Un po' come tra marito e moglie, no? Se tutte e due fossero uguali sarebbe una scintilla, no, immensa. E non manca chi vorrebbe, dopo le elezioni, un deciso cambio di passo. Secondo me preferirei Giorgetti come guida. Giorgetti è una persona che mi piace. Penso che Salvini ne ha combinate troppe stavolta. Veramente troppe. La povertà non si combatte con un decreto.
non si abolisce per decreto come aveva raccontato Luigi Di Maio, e infatti abbiamo i dati di povertà più alti degli ultimi decenni. Siamo a Palermo, uno degli ultimi comizi di Giorgia Meloni prima del voto di domenica. Tema discusso di questa campagna elettorale è il reddito di cittadinanza. Proprio nel capoluogo siciliano, dove c'è un alto numero di percettori, si è consumato qualche giorno fa lo scontro tra Conte e Renzi. Le posizioni sul reddito spaccano partiti e cittadini. Bisogna togliere il reddito di cittadinanza per dare dignità al lavoro. C'è gente che prende il reddito e comunque potrebbe anche lavorare. Le persone devono andare a lavorare e si devono guadagnare lo stipendio. Il reddito di cittadinanza non andava fatto, è la cosa più sbagliata che ci potesse essere. Sicuramente noi dobbiamo creare lavoro, non, come si dice, sostegno a chi non fa niente e chi non vuole lavorare. E mentre Giorgia Meloni parla, dall'altra parte della piazza vanno in scena scontri tra polizia e contestatori. Le cose vanno dette per come sono. Io credo che il reddito di cittadinanza fosse sbagliato banalmente perché metteva sullo stesso piano chi poteva lavorare e chi non poteva lavorare. Assistenza era inadeguata per chi non era in condizione di lavorare e chi era in condizione di lavorare viene mantenuto, no? Fermo nella sua situazione, immobile. Bisogna cambiare, bisogna strapparsi un po' la giacca. Ritornerei. Ho accolto con molto dispiacere l'uscita dal Partito Democratico di due personalità come Pippo Civati prima e in modo particolare di Stefano Fassina. La voglia di andar via da tutto questo è stata tanta. Se abbiamo fatto un partito nuovo non è per me. È per noi, perché volevamo una casa. Abbiamo scelto un nome semplice, non è un nome difficile, articolo 1. Italia Viva è aperta. Io col partito di Bibbiano non voglio averci nulla a che fare. Non la straccerò perché il PD non farà un'alleanza col Movimento 5 Stelle. È il tempo di una nuova fase. Sì, alla nascita di un nuovo governo. Vi prego di voler accettare le mie dimissioni dalla direzione nazionale del Partito Democratico. Siamo assolutamente convinti di questa alleanza. Io su questo con Enrico mi ritrovo, è stato del resto anche il mio Presidente del Consiglio. Qualunque forma di dialogo avrà più facilmente come interlocutori Conte e Calenda piuttosto che Salvini e Meloni. Quello che dico a Letta è che i 5 Stelle sono dei partner del tutto inaffidabili, se non l'ha ancora capito ha un problema. Ma se mi fa che possiamo fare il gioco dei quattro cantoni, io ci sono, si sa che ci sono, vado in giro, do una mano. Siamo Gioventù Nazionale e per sempre canteremo. A Roma, Piazza del Popolo, va in scena la chiusura della campagna elettorale del centrodestra unito. Fuori sta voce! Berlusconi tanti anni fa, poi sono passato a Salvini, adesso a Meloni. Giorgia, non so, mi dà un po' di patriottismo ancora... In più? In più. Meloni qui sembra essere l'ospite d'onore. Beh, l'unica che c'è il coraggio di dire io al governo non ci sto e non c'è stata, infatti è stata l'opposizione. Beh. La piazza non è ancora piena, però diciamo la guerra delle bandiere almeno l'ha vinta Fratelli d'Italia. Io non mi sentite un po' in minoranza in questa piazza o questa bandiera? Il centrodestra senza Forza Italia non esisterebbe. Ma cosa ha sbagliato Salvini per perdere il consenso che aveva qualche anno fa? Non ha sbagliato, non è stato capito nel momento della responsabilità. Prima di arrivare in piazza è Matteo Salvini. Ad attendere i leader, un popolo di elettori, vicini eppure guardinghi. Berlusconi se ci fosse è meglio, quello è come... A Renzi. E non dovete dubitare dei vostri alleati. Lei sa che la politica è zozza. Se gli alleati dovessero dire la Meloni non deve fare il premier, a quel punto dovrebbero giustificarlo con i loro elettori, sarebbe un gesto suicida. Sul palco, Piazza del Popolo, l'uomo che ha fondato il centrodestra italiano, l'ultimo presidente del Consiglio, scelto dai cittadini italiani. Viva la libertà! Votate, si mettano il cuore in pace a Berlino,
a Parigi e a Bruxelles. Andiamo a vincere e per 5 anni governiamo insieme. Signori, Giorgia Meloni. Noi in questa legislatura faremo una riforma in senso presidenziale e saremo felici se la sinistra vorrà darci una mano. Ma sia chiaro, noi lo faremo comunque. Viva l'Italia, viva Fratelli d'Italia, viva il centrodestra. Grazie. Ed è sempre commovente vedere come questo mio sentimento sia stato ancora una volta così fortemente ricambiato. Io mi sento 40 anni e mi comporto da quarantenne. Ho resistito a tutte le infamie, a tutti gli attacchi, a tutte le falsità che mi sono state tirate addosso dal Bunga Bunga. Non ho visto niente. Ringrazio tutti gli elettori che ci hanno confermato la loro fiducia con il voto a Forza Italia. E Forza Italia per essere liberi. Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok. Ho fatto un volo all'indietro di 5 metri e mi hanno detto che era più probabile che io potessi morire. E ho fatto lo stesso alla campagna elettorale. Ad una gente che rinasce con noi. Io sono Giorgia! Sono una donna! Sono una madre! Sono italiana! Sono cristiana! Più 400% in soli 5 anni. Nessuno mai nella storia d'Italia aveva fatto un exploit come quello di Giorgia Meloni e dei suoi fratelli d'Italia. La marcia però parte da lontano e per quanto repentina non è stata priva di ostacoli. Il 4 marzo, se sei un patriota, croce su questo simbolo. Nato nel 2012 da una costola del Popolo della Libertà, il partito, a destra di Berlusconi e Bossi, un anno dopo non arriva al 2%. Tra un'accusa di legami col fascismo e una netta subalternità a Matteo Salvini, alleato e avversario col vento in poppa, si arriva al 2018. Fratelli d'Italia raddoppia i suoi voti, saremo nella prossima legislatura con 50 parlamentari. Da qui parte la scalata. Per Fratelli d'Italia la parola d'ordine è opposizione, opposizione, opposizione. Prima ai governi Conte e poi a Draghi. Ci sedemmo dalla parte del torto, perché tutti gli altri posti erano occupati. I sondaggi crescono come gli attacchi di chi inizia a vederla come una candidata credibile per Palazzo Chigi. E ne sottolinea la radicalità di simboli, slogan e proposte. Lei non arretra di un passo e oggi, forte della vittoria di domenica e del probabile futuro da prima donna premier del paese, si affida al patrono d'Italia. Che in uno dei primi eventi di Fratelli d'Italia citai una frase di San Francesco che diceva: tu cominci a fare quello che è necessario, poi quello che è possibile e alla fine ti scoprirai a fare l'impossibile. È quello che abbiamo fatto noi. Grazie a tutti. Non puoi tradire il popolo leghista. Un salto al bar di Idio Bendinelli, quartiere Washington di Milano, un'istituzione come lui, leghista incrollabile dal 1989 fino ad oggi. Il Carroccio, per la prima volta in 30 anni, non ha avuto il suo voto. Non mi è piaciuto l'atteggiamento Lega PD, perché non puoi litigare tutta la vita, Tusa, e poi andarci a governare assieme. È un brusco risveglio per il segretario Salvini. Sono andato a letto abbastanza incassato, mi sono alzato carico a molla. Segnato anche dalla protesta degli studenti del liceo Manzoni, frequentato dallo stesso leader. La cosa che noi diciamo a Salvini è proprio
stai tranquillo che non ti inviteremo mai nella nostra scuola. La Lombardia, non Milano, dove il centro-sinistra tiene, è ancora in mano alla destra, ma a trainare non è il partito di Berlusconi dei tempi d'oro, né la Lega di Bossi prima e di Salvini poi. È Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, una romana che sfiora il 28% e strappa al Carroccio i suoi luoghi simbolo. Se questa volta hanno premiato altri e meno noi, vuol dire che era giusto così. Non me l'aspettavo io che perdeva così tanti punti. I risultati dicono che chi si è staccato al governo Draghi ha ottenuto risultati migliori, il Movimento 5 Stelle che l'ha fatto cadere, la Meloni che è sempre stata l'opposizione. Nella scorsa elezioni mi sembrava più convinto nel, non dico agevolare, ma comunque mettere nelle condizioni gli imprenditori di poter operare. In queste secondo me non è stato incisivo abbastanza. È come se la Lombardia avesse cambiato il suo riferimento politico. No, non ha cambiato riferimento politico, ha cambiato personaggio politico, diciamo così. Una bocciatura della Lega moderata e di governo, che ora rischia di mettere in discussione anche la ricandidatura di Attilio Fontana alle regionali di marzo e obbliga segretario e governatori a un confronto immediato. Credo che di leghisti preparati ce ne siano tanti, perché a livello locale hanno dimostrato, hanno governato bene in tante realtà. Poi se l'uomo giusto sarà Fontana o Giorgetti o Zaia, o no, quello non lo so. Ma Salvini ha fallito, è giusto che si faccia da parte, secondo me. Mi pare che si possa dire che dagli italiani è arrivata una indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia. Dalle piazze ai palazzi, dall'opposizione alla maggioranza, Giorgia Meloni, da 10 anni giocatrice nel ruolo di lotta, tra qualche settimana cambierà posizione in campo. Questo è il tempo della responsabilità. Ma adesso che i giocatori avversari sono stati sconfitti alle urne, inizia la partita più complicata, quella con i suoi stessi compagni di squadra. Faccio i miei complimenti a Giorgia Meloni. È stata brava. Le ultime elezioni hanno ridisegnato la geografia del centrodestra. In un solo colpo tramontano l'era del berlusconismo e il sogno di una Lega nazionale. Il 9% mi resta qua. Meloni dovrà essere brava a tenere insieme la maggioranza senza far pesare troppo agli alleati il ribaltamento di forze, ma rendendo ben chiaro chi dà le carte. Il fatto che Fratelli d'Italia sia il primo partito in Italia significa tante cose. Un conto è vincere, un altro è governare, ma la cosa più difficile è durare. E per durare Meloni dovrà usare tutte le sue doti da alchimista e maneggiare con cura materiale potenzialmente esplosivo. Noi daremo al governo la squadra leghista migliore in assoluto, senza rivendicare questa o quella casella. Diciamo che sul tema sicurezza la Lega si è distinta. Quindi non faccio nomi e cognomi, però... Un compromesso per non scontentare nessuno andrà trovato per forza, così come andrà trovata la chiave per mantenere buoni rapporti con i paesi alleati, a partire dai cugini francesi. In Europa abbiamo un certo numero di valori, ovviamente staremo attenti insieme alla Presidente della Commissione a garantire che questi valori sui diritti umani, sul rispetto reciproco, in particolare sul rispetto del diritto all'aborto, siano rispettati da tutti. Resta da vedere qual è il prezzo che gli alleati chiederanno per il sostegno al governo e cosa sarà necessario alla futura Premier per non sprofondare nella solitudine più totale. Non cominci a fare quello che è necessario, poi quello che è possibile e alla fine... ti scoprirai a fare l'impossibile. Mambo italiano. E mambo, mambo italiano, e mambo. La prima cosa che chiedi a Giorgia Meloni. Perché non te ne vai? Giorgia Meloni? Chi è Giorgia Meloni? E di fare le cose fatte bene, mi raccomando. Siamo tutti con te. Salirò. La prima cosa che chiede a Giorgia Meloni. Di fare le cose con la testa. Aiuta la povera gente, quella sì. Beh, quello che ha promesso. Salirò. La prima legge che vorresti che facesse? Non lo so. Non vorrei che facesse leggi. Alleva il reddito di cittadinanza. Ecco, no, quella, è proprio, quella è la prima... primissima cosa che deve fare, cioè abolirlo, perché sì. Quindi le chiede di non toccare l'aborto, insomma. Ma certo, soprattutto, ma nemmeno le coppie omosessuali, perché da lei chi è che può decidere del destino delle persone?
Cara Giorgia, chiedo che lei rimanga nell'Europa, perché è importante essere uniti, non disuniti. Signora Meloni, ecco, perché tutta questa confidenza, diciamo, non ce l'abbiamo. Direi che si dovrebbe occupare delle cose serie di questo paese. Cara Giorgia, non toccare i diritti civili. Cara Giorgia, pensa a non soltanto la mia generazione, ma quella del domani, visto che sono papà. E sennò i figli andranno tutti via. Vedere la regione tutta quanta blu è stata una grande delusione. Cosa sente oggi guardando Letta negli occhi? Sinceramente molta amarezza. Non delusione, ma amarezza. Il popolo del PD toscano sta facendo i conti con il netto cambio di colore di una regione storicamente rossa. Pisa è la città di origine del segretario Letta. È passato un senatore di centrodestra. E oggi i militanti di centrosinistra non negano alcuna responsabilità. C'era da proporre un progetto che andasse al di là delle elezioni, non pensare soltanto alle alleanze. Io vado da loro a casa a portargli la tessera. Tanti militanti mi dicono che il PD si è spostato un pochino di più rispetto a quando c'era il PC. Mi dispiace dirlo, a me pensavo che l'elettorato toscano fosse più maturo. È un'analisi cattiva la mia. Non pensavo che ragionasse così di pancia. Non risponde più alle istanze che poi sono quelle urgenti delle persone e delle fasce più deboli. Qui Firenze, ultima enclave di centrosinistra in Toscana. Pur vittorioso, qui il popolo del PD non ha dubbi sulle cause del risultato elettorale. Ci siamo dimenticati di ascoltare davvero i nostri iscritti e le esigenze del territorio che in questo momento sta gridando. Dobbiamo anche migliorare i nostri programmi rendendoli un po' più radicali. Le correnti dovrebbero neanche esistere. Non può essere Roma che cala sui territori quello che fa comodo alle correnti. Noi di correnti non ne possiamo più. Lei e Giorgia, loro i suoi colonnelli. Guido Crosetto, Francesco Lollobrigida, Emanuele Fitto e Ignazio La Russa. Fedelissimi della premier in pettore, in pole position per i ruoli chiave del suo governo, sono molto più di un cerchio magico. Il compito che avrà davanti il prossimo governo è un compito che richiede veramente un governo dei migliori. Il gigante e la bambina, così erano stati ribattezzati quando nel 2013 fondarono insieme Fratelli d'Italia. 9 anni dopo, Meloni è la leader e Crosetto la sua roccia, sullo sfondo ma sempre presente. Nato nella DC, passato per Forza Italia, nel 2019 lascia la politica per fare l'imprenditore. Oggi è pronto per il governo, a garanzia di quel ceto produttivo e moderato ormai orfano della Lega. È una costruzione bella, ma che ha anche 70 anni di età. Legami politici e familiari uniscono Giorgia Meloni e Francesco Lollobrigida. Cognato, marito della sorella consigliera Arianna, ha già guidato la truppa dei deputati di Fratelli d'Italia nell'ultimo Parlamento. A lui il compito di rilanciare sul tema delle riforme. Ha anche tessuto, io insomma sono testimone di questo, una serie di rapporti molto importanti a livello europeo. Presidente del gruppo dei conservatori e riformisti europei, di cui fa parte proprio il partito guidato da Giorgia Meloni in Europa, Emanuele Fitto, ex Forza Italia, è l'anello mancante tra Fratelli d'Italia e i suoi alleati. Non solo, da ex governatore della Puglia potrebbe ambire alla poltrona di ministro, magari proprio del suo sud. Siamo tutti eredi del Duce. E poi c'è Ignazio La Russa, Alfa e Omega, ex Missino, ex Alleanza Nazionale, rappresentante di quella tradizione della destra italiana che ha trovato un posto nell'arco parlamentare. Ma soprattutto ha alle spalle un passato istituzionale solido, elemento fondamentale per un partito alla prima prova di governo. Infine un altro nome ci sarebbe, anzi c'è. Defilato, lontano dai riflettori, Giovan Battista Fazzolari, fidato braccio destro della leader dei tempi del Ministero della Gioventù. Oggi, che elabora i programmi e scrive i suoi discorsi, sembra destinato a diventare il sottosegretario alla presidenza, ruolo complesso per chi sa stare nell'ombra, esattamente come lui. Una convention che credo possa lanciare un segnale importante per quello che sarà il governo Meloni. A
A una settimana dal voto, Roma raduna i conservatori d'Europa. Un appuntamento per aggiornare le aspettative sul nuovo governo italiano. Giorgia Meloni non c'è, ma da Milano, nella sua prima uscita pubblica dopo il 25 settembre, detta una linea chiara. L'Italia deve tornare a partire dalla difesa del suo interesse nazionale per trovare soluzioni comuni. Parole che suscitano subito l'entusiasmo nel simposio romano. Spero che l'Italia con Giorgia Meloni possa essere alleata della Svezia nello stoppare l'ulteriore trasferimento dei poteri dagli stati nazionali all'Unione Europea. È sul profilo politico del nuovo governo che si discute, più che dei futuri ministri. A Milano Giorgia Meloni vede Silvio Berlusconi, ma sulla squadra il riservo resta massimo, anche a Roma tra i papabili. Lei ha sentito Giorgia Meloni di recente? No, io non ho sentito nessuno di recente, tranne mia moglie, ma non parliamo di altro. Conosci me, la mia lealtà. Sono in costante contatto con il governo uscente, che come sapete è impegnato in una trattativa molto complessa a livello europeo. È la somma dell'emergenza economica, energetica e geopolitica che fa serpeggiare tra i conservatori europei il timore che il nuovo governo a Roma sia più in continuità che in rottura con il passato. È conservatrice o è draghiana? La Meloni è senza dubbio conservatrice, però vige un senso di responsabilità. Sarà forse per fugare questi dubbi che Giorgia Meloni, davanti ai coltivatori diretti, rispolvera uno slogan del repertorio classico del conservatorismo europeo. Sono assolutamente convinta che il tema della sovranità alimentare oggi sia il tema centrale con il quale approcciare il tema, la questione della filiera agroalimentare. Matteo Salvini rilancia. Le caselle del Toto Ministri cambiano di giorno in giorno. Un suo ritorno al Viminale sembra sempre più improbabile, ma il leader della Lega, intanto, prenota un nuovo ministero, quello della natalità. Ci sono diversi modelli europei da copiare. Non parlo di modello ungherese, se no mi arrestano seduta stante. E la donna, fra il terzo e il quarto figlio, non è più soggetto fiscale. L'obiettivo è piuttosto chiaro: prendere ad esempio le politiche a sostegno della natalità che hanno funzionato altrove, come il Trentino Alto Adige, la regione a più alto tasso di nuove nascite. E un'idea dei toni del futuro di Castero arriva dai nomi in corsa per la poltrona da ministro. I bambini vengano dati a una mamma e un papà. Le altre schifezze non le vogliamo neanche sentir nominare. L'aborto non è un diritto umano, i diritti umani sono ben altri, il diritto alla vita, alla libertà individuale, alla libertà religiosa, non all'aborto. Lui è Lorenzo Fontana, vice segretario del Carroccio, già ministro della famiglia nel governo giallo-verde. Lei è Simona Baldassarre, responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega, entrambi esponenti di spicco nel partito del Movimento Pro-Life. Insomma, il Ministero della Natalità offrirebbe alla Lega una corsia preferenziale per tentare il sorpasso a destra su Meloni, portando avanti quelle battaglie identitarie che i Fratelli d'Italia, costrette alla moderazione da Palazzo Chigi, dovranno lasciare in secondo piano. Salvini ci prova nella speranza di utilizzare nuovi ministeri anche per accontentare l'anima autonomista della sua Lega. Un ministero per l'intelligenza artificiale a Milano. Ci provò già Bassi nel 2011, quando la Lega era ancora Lega Nord, a spostare alcuni ministeri a Milano, senza successo. Oggi Salvini ritenta, sperando in un duplice effetto: sedare i malumori interni e recuperare terreno a destra dell'alleata. Punto, siamo con la squadra. Alle 11.05. Trimuti, un incarico all'economia per lei è ancora sul piatto. No comment, tanto sapete che dico no comment da una settimana. Mentre gli occhi sono tutti puntati sulla formazione del nuovo governo in Europa, soffiano sempre più forti venti di guerra e questa sarà inevitabilmente una delle prime questioni che la Meloni dovrà affrontare. È un problema internazionale molto serio, noi chiediamo alle opposizioni di avere lo stesso senso di responsabilità che abbiamo avuto noi quando eravamo all'opposizione. Mi sembra che l'escalation nella guerra Russia-Ucraina, insomma, abbia toccato livelli dire pericolosi e pochi, e per cui credo che siano questi i punti su cui tutti stanno lavorando, non sulle posizioni. Ma il Toto nome impazza e inesorabilmente tiene banco. Il Toto Ministri che leggete è il Toto Calcio, è più realistico, ecco. Aspetta di essere nella squadra di governo lei? Io non sono già abbastanza emozionato per questa prima esperienza per
avere altri tipi di emozioni. Puntiamo a dare il governo più autorevole possibile, ripete la leader di Fratelli d'Italia ai suoi nuovi parlamentari riuniti alla Camera. Ha detto bisogna essere compatti. No, è una cravatta con la bandiera italiana. Un cadeau per i parlamentari. Non possono esistere tra alleati veti o pregiudiziali, sembra risponderle Silvio Berlusconi in un tweet. La Ronzulli è autorevole per il ministero. È più che autorevole, non lo so per quale ministero, ma è più che autorevole. Non ci possono essere veti, non ce ne sono. Ripeto, non si parte da veti e non si parte da persone. Per fare un buon governo si parte dalle qualità e dalle competenze. E mentre a Palazzo Chigi andava in scena l'ultimo consiglio dei ministri a guida Draghi con Brindisi e foto di rito, i nuovi deputati e senatori facevano il loro primo ingresso in Parlamento per le attività di registrazione. È il primo giorno e quindi c'è un'emozione e un orgoglio anche. Appuntamento in aula giovedì per la prima seduta, quando la maggioranza affronterà il primo scoglio, l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana. Io sono qui con un pizzico di nostalgia. Quello che vogliamo noi è un presidente della Repubblica eletto per fare l'interesse della nazione e non quello del PD. Ora erano i migliori. Abbiamo addirittura i giornalisti che in conferenza stampa di fine anno, quando entra il Presidente del Consiglio, invece di fargli le domande e fanno un applauso, tipo Cina. Fratelli d'Italia oggi in piazza per denunciare il fallimento delle politiche del governo in tema di contrasto alla pandemia. È il tempo di dare il massimo sostegno al popolo ucraino che sta insegnando al mondo cosa sia dignità, amore per la propria terra. Poiché hanno detto che eravamo come Romeo e Giulietta, garantisco che non faremo la stessa fine. Sì alla famiglia naturale, no allo lobby LGBT, sì alla identità sessuale. In Europa sono un po' preoccupati, che succederà? E che succederà? Che è finita la pacchia. Sui tempi non dovete chiedere a me, dovete chiedere al Presidente della Repubblica. Viva Vox, viva Spagna, viva Italia, viva l'Europa dello spatriota. Il primo colloquio ufficiale del Capo dello Stato con i due nuovi Presidenti del Parlamento, l'udienza, dopo che ieri sera Leone si era congratulato per telefono con Fanfani e con Ingrao. Le elezioni dei presidenti delle Camere hanno segnato da sempre la storia della Repubblica. Comprenderete la mia emozione. Per essere la prima donna nella storia d'Italia a ricoprire una delle più alte cariche dello Stato. Intendiamo assolvere pienamente il mandato a noi affidato dal corpo elettorale italiano. Questo mandato si sintetizza, a mio avviso, nel consolidamento della democrazia. Per 20 anni la presidenza della Camera è stata assegnata al maggior partito di opposizione. È così che sullo scranno più alto di Montecitorio arrivano i comunisti Pietro Ingrao, Milde Iotti e Giorgio Napolitano. Poi arriva la Seconda Repubblica e inizia la prassi della presidenza a uno dei partiti minori della coalizione di governo. Toccherà allora Pivetti, Violante, Casini, Bertinotti e Fini. Di quegli anni, uno dei discorsi di insediamento che più fece scalpore e scatenò polemiche. Bisogna sforzarsi di capire, senza revisionismi falsificanti, i motivi per i quali migliaia di ragazzi, e soprattutto di ragazze, quando tutto era perduto, si schierarono dalla parte di Salò e non dalla parte dei diritti e della libertà. Ruolo super partes, quello del presidente d'aula, ma i cortocircuiti non sono mancati. Vuoi avere la possibilità di fare queste dichiarazioni, ti accogliamo a braccia aperte, le fai da uomo politico nel partito e non da presidente della Camera. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Dopo la presidenza Fini inizia ancora un'altra epoca, quella delle maggioranze in Parlamento sempre meno chiare e meno nette. Laura Boldrini e Pietro Grasso furono il tentativo, poi abortito, di creare un ponte tra il PD di Bersani e i 5 Stelle di Grillo. 5 anni dopo, l'elezione di Fico e Casellati fu l'embrione del patto giallo-verde, che portò al governo del cambiamento. L'ideologia, l'ideologia. Cambiamento che passò anche dalla decisione della terza carica dello Stato di arrivare a Montecitorio in autobus. Non durò a lungo, anche Fico si adeguò subito all'auto blu.
e al momento dove è andata non si sa. Ignazio La Russa. Il cittadino ha dimostrato di sentirsi più tranquillo quando vede per strada carabinieri, polizia e militari. Perché lei è un ministro di questo paese, ha molto più potere di me. Sempre legittima difesa se qualcuno viene aggredito nella persona o nei propri beni durante la notte. No, con lei non parla. Ma l'ipotesi che possa essere sotto ricatto Berlusconi. Mi dà pedate da dietro. La domanda la potete fare in inglese. E la risposta la vediamo. In inglese, what we do, what we do, what we do. Oh, la rifacciamo tutta. You keep saying you got something for me. Onorevole La Russa, la presa di avere un atteggiamento rispettoso. Possono morire. Il crocifisso resterà in tutte le aule della scuola. A distanza di pedalò c'è una ONG pronta a raccoglierli. È chiaro che ce ne saranno sempre di più. Non fare di tutte le erbe un fascio. Da ora in poi state attenti ad alzare la mano oltre la spalla, state attenti a mettere le mani sui fianchi, state attenti a camminare con la gamba alzata orizzontalmente. Siamo tutti eredi del Duce, se intendi eredi di quell'Italia. Un dovere che noi abbiamo, quello di essere al servizio della nostra patria. Lorenzo? Don Renzo, allora ce l'hai fatta, eh? Prima votata. Come ti ha votato? Qualcosa ti hai fatto o no? Don Renzo Zocca conosce bene il neoeletto presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Quando vuoi venire ti aspetto già alla Camera. Sì. Appena torno a Verona vengo a trovarti. Era il 1980 quando il prete veronese si insediava come parrocchiano al Saval, quartiere di Verona. Stesso anno in cui, tra quelle case popolari, nasceva l'esponente del Carroccio. Il papà era molto, una persona molto per bene, era un politico pur non avendo fatto carriera, ma l'ha trasmessa con tutta l'anima a suo figlio. Lorenzo Fontana era praticante? Cioè, sì, no, frequentava e ci teneva anche molto, moltissimo, anche nel tiro insomma, che ci credeva. Si è inserito nella squadra di calcio e ha partecipato anche al gruppo dei giovani. Calcio, politica e fede, questi i punti cardine nella vita di Lorenzo Fontana. Tutti lo definiscono un cattolico tradizionalista. Noi siamo andati dai suoi amici del Christus Rex. Lorenzo Fontana non appartiene ai classici gruppi del mondo tradizionale o conservatore. È un preconciliare, va alla messa di sempre. Non mi risulta che sia un sedevacantista come noi. Non mi risulta che sia un lefevriano. E nella sua Verona, che nel 2019 ospitò il discusso Family Day e che qualche mese fa ha deciso per un cambio di rotta scegliendo un sindaco di sinistra, la città si spacca sulla nomina di Fontana a presidente della Camera. Sono molto contenta. Spero che faccia bene, insomma, mi piace. Lei lo conosce? Sì, abita qua vicino. Se lo ricorda da ragazzino, magari. Certo. Come ispira? Per quale motivo? Forse per le sue idee politiche. Una del genere non rappresentano neanche minimamente in parte gli italiani. Mi fa paura. Perché dice? Mi sembra che è molto molto repressivo verso le donne. Mambo italiano. E mambo, mambo italiano e mambo. Lei mi ha chiesto di essere suo consigliere. A disposizione, mi sono detto, assolutamente a disposizione. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Qualcuno l'ha già battezzato. È col patto della scrofa tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi che si apre la nuova legislatura. L'ultimo patto in ordine di tempo. Così con Bossi insieme soddisfatto. Della pagliata è stato scritto il patto! Nel 2010 la ormai ex Roma ladrona offrì il meglio della sua tradizione culinaria per riconciliare Bossi e Alemanno. Cosa sta mangiando, sindaco?
Napoli, com'è? Ottima, prodotti agroalimentari italiani. Che fossero vongole nel 94 tra Buttiglione e D'Alema o crostata nel 97 tra D'Alema, Marini, Berlusconi e Fini, i patti politici collaterali furono quasi sempre traditi. Mi limito a dire che c'è una profonda sintonia con Silvio Berlusconi e Gianni Letta. Ho espresso la soddisfazione di Forza Italia per il metodo scelto dal Partito Democratico. Durò appena un anno anche quello del Nazareno, che si infranse sull'elezione di Mattarella al Quirinale. Strategico per la chiusura della campagna elettorale siciliana all'insegna dell'ostentata unità, il patto dell'Arancino fu il primo passo verso la riunificazione del centrodestra in vista delle politiche. Sicuramente è stato un primo incontro necessario per costruire quella che è la proposta di Fratelli d'Italia, deve essere una coalizione di patrioti. Ora non è più tempo di foto sulle torte, i ritratti feroci e rimbrotti sembrano sanati dal nuovo patto nel cuore del centrodestra. In molti si chiedono se funzionerà. C'è Casellati, la giustizia. Accordo fatto? Sì, sì, su questo sì. Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capò. Con te dovrò combattere, non ti si può appigliare come sei. È in politica estera che l'istrionismo di Berlusconi trova lo sfogo più rischioso per le relazioni internazionali, oltre che per gli equilibri interni. A poche ore dalla raffica di uscite incontrollate su bottiglie di vodka e lettere dolcissime a Vladimir Putin, tra brividi e sorrisi appassionati e non dell'estro del cavaliere showman, ricordano quasi 30 anni di politica spettacolo. Mi guardarono sorpresi, mi ricordo che Gheddafi mi disse «Bede? What is bede?» e anche gli altri si guardavano «Bede, bede?» Tanti saluti da un signore che si chiama, aspetta, era uno abbronzato, Barack Obama. L'amore per l'amore ha sempre ispirato la performance, nonostante il galateo istituzionale. Il sondaggio l'ha fatto le ragazze da 20 a 30 anni e hanno domandato, fareste l'amore con Berlusconi, con il presidente anzi, e il 33% ha risposto sì, il 77% ha risposto ancora. Maestro delle emozioni mimate, non si è mai risparmiato e a 86 anni ha scelto di regalarsi anche al pubblico dei giovanissimi, con copioni impeccabili. Il 25 settembre devi andare a votare per il Partito Comunista. Ho sbagliato, devi votare per noi, per Forza Italia. I frutti del 25 settembre sono più acerbi del previsto e Silvio va in scena con una delle esibizioni più impenetrabili, tra i sospetti di quanti vorrebbero liquidarla come un colpo di follia e quanti invece scommettono su un agguato, forse l'ultimo, del Caimano. Sopra l'aereo ci sono Joe Biden, Vladimir Putin, Silvio Berlusconi, il Papa e un giovane assistente del Papa. Ci sono quattro paracadute. Il finale lo aveva anticipato un mese fa. L'uomo più intelligente del mondo, il politico più intelligente del mondo, si è buttato col mio zainetto. Bisogna azzerare questa classe politica, mandarli a casa perché sono i responsabili. Siamo andati a parlare con il presidente Napolitano. Beppe è stato capace di tenerlo abbastanza bene. Grazie a voi tutti, buonasera. Ci tengo alla vostra forma fisica. Il confronto tra i partiti politici. Dovevamo venire con l'autobus, ma siccome la radio ha tagliato le corse non passano. Non ha fatto progressi. I nostri dove sono? Attenderò alcuni giorni. Trascorsi i quali valuterò in che modo procedere per uscire dallo stallo che si registra. PS, farò riparare la porta della sala stampa. Tutti in piedi per il Presidente della Repubblica. Complimenti, complimenti veramente per la porta. È nuova questa. Questa è stata fatta quando il Presidente vi ha mandato la lettera, dato contemporanee disposizioni per farla. Ottimista sul futuro dell'Italia? Grazie.
giuro di essere fedele alla Repubblica. Non vi è mai stato nella mia lunga vita professionale un momento di emozione così intensa. L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Okay, dear colleagues, it's a pleasure to welcome you in Rome today for this G20 summit. Complimenti al presidente Draghi che ha fatto un grandissimo lavoro. Sono un uomo, se volete un nonno, al servizio delle istituzioni. Proclamo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'Italia vuole l'Ucraina nell'Unione Europea. Cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso? Un governo con ultimatum non lavora. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, professor Mario Draghi, ha reiterato le dimissioni sue e del governo da lui presieduto. Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato qualche volta. E c'è una cosa molto carina che io ricordo di Berlusconi, che nessuno credo abbia. Vedete? La prossima a prendere in mano questa campanella potrebbe essere Giorgia Meloni. Come la vede? Chiedo la domanda di riserva. Che sta succedendo a Berlusconi? Io lo vedo come numero uno, numero uno, numero uno, numero uno. Non è personaggio da numero due. Non gli va giù di essere scalzato da una donna e la sua nemesi? Grande rispetto della donna, quindi anche della Meloni, ha sempre avuto parole di rispetto, ma attenzione, tu puoi arrivare fin qua, non puoi andare oltre, perché oltre ci sono io. Con lui ci vuole un po' più di umiltà, di riconoscere che il grande capo è lui. Uno dei temi divisivi è la giustizia. Perché Berlusconi vuole così tanto quel ministero? Ma no, il problema della giustizia finisce col cadere sempre nella vicenda del Bunga Bunga. E quindi loro pensano, dicono, è una malavita che vuole la giustizia per vendicarsi, per riprendersi. No, vuole la giustizia perché vuole una giustizia che sia uguale per tutti. Questo sì. Come vede il futuro di Berlusconi? Andrà mai in pensione? Berlusconi in pensione non lo vedo. No, non lo vedrò. È venerdì pomeriggio e Giorgia Meloni lascia Montecitorio per salire al Quirinale a ricevere l'incarico di formare il nuovo governo da Sergio Mattarella. L'onorevole Giorgia Meloni ha accettato l'incarico. 24 ministri, 2 vice premier, in meno di un mese dalle elezioni il nuovo esecutivo è pronto. Questa volta il tempo è stato breve. Il giuramento è previsto sabato alle 10 del mattino. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare il mio mandato e le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Domenica mattina è tutto pronto per l'arrivo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Nel
primo giorno da Premier, Giorgia Meloni incontra il presidente francese Emmanuel Macron in visita a Roma. Un incontro informale di oltre un'ora, sul tavolo le sfide comuni, dal caro energia all'Ucraina ai flussi migratori. Su questo si apre, al termine di tre giorni di fuoco, la stagione del governo Meloni. Vorrei essere l'ultimo presidente del Consiglio a chiedere a quest'Aula la fiducia. E proprio perché dove c'è disordine e ignoranza, io prospero, darò la fiducia a questo governo. Lei è uno spregiudicato illusionista, anzi, un pregiudicato illusionista. Abbiamo deciso, non senza interno travaglio, di esprimere un voto di fiducia a questo governo. Dicevano che al Senato non vi divertivate, invece vi vedo sereni. Se posso esprimere il ragionamento e non essere interrotto, poi potete applaudire alla fine, grazie. Lei non è qui per concederci il privilegio di vederla osservare la Costituzione. Lei ha il dovere di osservare la Costituzione. Basta, no, non basta. La dignità non consiste nel possedere onori, ma nella coscienza di meritarli. Aristotele. Ci sedemmo dalla parte del torto, perché tutti gli altri posti erano occupati. Senatore Casini, concluda per cortesia. Casini no. Hanno votato sì 235, hanno votato no 154. La Camera approva. È terminato il voto alla Camera. Il governo di Giorgia Meloni ottiene la fiducia. Noi facciamo gli auguri a un nuovo governo che comincia a governare. Lei non ci ha convinto, presidente Meloni. Voteremo no alla fiducia. Abbiamo applaudito le cose che andavano applaudite, compreso un passaggio sul reddito di cittadinanza. Sul reddito di cittadinanza è stata dura la presidente. Se è stata dura avrà risposte dure. Nel discorso programmatico la presidente divide le opposizioni, ma la maggioranza piena che incassa è davvero così coesa? Ministro, bisognerà attendere per le riforme della Lega? Bisogna prendere la fiducia. Flat tax, quota 41 e pace fiscale. Per la Premier, il caro energia mette in secondo piano l'agenda della Lega. Ministro. Molto bene. E in casa Forza Italia, divisa fra governisti e falchi, aumentano le fibrillazioni. Onorevole Salve, ci sono tensioni in Forza Italia? Ci dobbiamo aspettare sorprese dal Senato? Onorevole, siete preoccupati per le tensioni in Forza Italia? No, siamo contenti della giornata di oggi. Nel frattempo ovviamente si sta lavorando nella composizione della squadra dei sottosegretari e viceministri come la legge prevede. Proprio quella dei sottosegretari è una partita decisiva, soprattutto per Forza Italia, che ne chiede almeno 10. Giorgia Meloni, che vuole chiudere al più presto, oggi avrà un faccia a faccia con Silvio Berlusconi, mentre Forza Italia ribolle. Ma Tajani deve lasciare gli incarichi. Ma che deve lasciare? Antonio, come dire, ha capacità tale che da solo capirà quello che vuole fare. Ci sono i falchi in Forza Italia, come si dice. Ci sono le rondini che fanno primavera, autunno e inverno. Io credo nel valore dell'opposizione, però quello che chiedo è che si possa parlare nel merito, che non si facciano dibattiti ideologici. Lancia un appello alle opposizioni Giorgia Meloni nelle sue repliche in Senato, ma non ha certo bisogno del loro sostegno. La fiducia passa con 115 voti favorevoli. La maggioranza 98, i favorevoli 115, i contrari 79, 5 gli astenuti. E decide nel suo discorso di fare quello che proprio le opposizioni le avevano rimproverato di non avere fatto, entrare più nello specifico del programma. Non c'è correlazione tra intensità del limite del contante e la diffusione dell'economia sommersa. Per questo io confermo che metteremo mano al tetto, al contante.
Così mette il cappello sulla misura che la Lega aveva provato a fare sua, annunciando in mattinata di aver depositato una proposta di legge per portare la soglia a 10.000 euro. La fuga in avanti della Lega sui temi economici. C'è nel programma del centrodestra, che ti invito a rileggere. Voi siete sempre lì che guardate ogni situazione polemica. L'iniziativa legislativa, come giusto che sia, da parte di alcuni deputati o senatori, e noi siamo il collante della coalizione, non la spina nel fianco. Ma ieri è stato anche il giorno del ritorno a tutti gli effetti di Berlusconi in Parlamento, con l'intervento applauditissimo dai suoi. Voteremo convintamente la fiducia e da domani lavoreremo con lealtà, con passione, con spirito costruttivo per realizzare il nostro programma. Considerare si aspetta armonia e rispetto reciproco, che sono alla base di una coalizione. L'8% di Lega e Forza Italia, che hanno un peso analogo democraticamente, e forse nella composizione del governo non è stato così. E sembra quasi che i problemi maggiori la neo premier li avrà con il fronte interno. Ad attaccare l'opposizione ci pensa Renzi, che si scaglia contro il PD e apre al presidenzialismo. Ci sono due opposizioni in quest'Aula, è un problema. Vi vedo reagire soltanto a me, non a lei, esattamente come in campagna elettorale. Vi faccio i complimenti, i risultati sono stati straordinari. Devo venire fuori da King, io resto secco, io sono anche un amante degli animali, per l'amor del cielo, però quando vedo uscire delle sembianze d'orangoli resto ancora sconvolto. Se sei un nomade devi nomadare. Quando c'era Minniti, esatto, questa cosa è stata fatta bene. Naturalmente devi agire con attenzione. Esatto. Non devi sempre nemmeno agire alla luce del sole, parliamoci chiaro. La politica è fatta anche di compromessi occulti. I bambini vengano dati a una mamma e un papà. Le altre schifezze non le vogliamo neanche sentir nominare. L'aborto è il lato scuro, diciamo, della maternità. Siamo tutti eredi del Duce. Che cosa succede durante la Seconda Guerra Mondiale? Che i nazisti invadono l'Unione Sovietica e gli ucraini, molti ucraini, si schierano dalla parte dei nazisti. La flat tax al 15%. Una tassazione piatta. La pace fiscale. Riforma delle pensioni. Tagliare di 5 punti il costo del lavoro. Se volete meno tasse e più sviluppo, dovete votare per noi. Elezioni vinte, governo fatto, fiducia incassata. È ora di mettersi al lavoro. In campagna elettorale le promesse erano state tante. Ma dove troverà i soldi Giorgia Meloni per mantenerle tutte in una congiuntura economica così dura? Il contesto nel quale si troverà ad agire il governo è un contesto molto complicato. Forse il più difficile dal secondo dopoguerra ad oggi. Gli esperti dicono che sono tra i 40 e i 70 miliardi di euro necessari per le misure più urgenti e non rinviabili. Di questi, una parte è consistente solo per il caro bollette. Il nuovo governo dovrà fare l'impossibile per recuperare tutte queste risorse senza ricorrere ad un aumento del deficit. All'orizzonte, un 2023 nero. Le previsioni macroeconomiche per il 2023 indicano un marcato rallentamento dell'economia italiana. E se già sarà complicato trovare i soldi per le misure urgenti, improbabile, almeno per un bel po', l'approvazione delle promesse fatte in campagna elettorale, come l'estensione della flat tax, le pensioni minime a 1.000 euro, il superamento della legge Fornero o il taglio del cuneo fiscale. Sarà necessario mantenere e rafforzare le misure nazionali a supporto di famiglie e imprese. Un impegno finanziario imponente che ci costringerà a rinviare altri provvedimenti che avremmo voluto avviare già nella prossima legge di bilancio. Visti i tempi risicati, un governo insediatosi a fine ottobre, l'approvazione della prossima legge di bilancio non sarà semplicissima. Meloni e i suoi dovranno trovare entro il 31 dicembre tutte le risorse necessarie. La consapevolezza di annaspare in mezzo al mare non manca. Siamo dunque nel pieno di una tempesta. La nostra imbarcazione ha subito diversi danni. E gli italiani hanno affidato a noi il compito di condurre la nave in porto in questa difficilissima traversata. Mai quest'onda mai ne affonderà. Nave senza nottiere in gran tempesta, scriveva Dante 700 anni fa. Non donna di province, ma bordello, continuava. E chissà se ci riuscirà la prima donna, presidente del Consiglio, a portare l'Italia fuori dal bordello. Un'altra.